Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Peppino in Dragon Age Inquisition. Allora, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Chiamiamo il nostro destriero. Allora, dobbiamo indagare presso la guarnigione. Allora, vediamo un po' dove siamo infogliati soprattutto. Qui c'è qualcosa, vabbè, qui sono frammenti. Dobbiamo andare lì sopra, lì ci sono due squarci, poi tutte le altre cose sono giù, tra l'altro ci sono un fottio, ma sono tutte cose un po' relative perché ci sono là le lettere, eccetera, eccetera. Facciamoci il giro largo, così magari se riusciamo a rivendicare anche... ma è troppo vicino allo squarcio la zona da rivendicare. O no? No, forse ce la facciamo. Vabbè, ce n'è una proprio lì nello squarcio, ma sti cazzi, no? Si può? No, dobbiamo prima chiudere lo squarcio. Vabbè, andiamo a chiudere lo squarcio, va. Scusi, no, Peppino. Scusi, mi ero incastrato qua con Peppino. Va bene, dai, facciamoci anche questo, già che ci siamo. Però andiamo oltre perché... sti bastardi di maghi, occhio. Ok, occupatevi anche di quello. Io intanto chiudo. Vado con lo squarcio. Fatto? Ok, vabbè. Meglio così. Occupatevi di quelli, va. Io intanto scindo lo squarcio. Ok, almeno. Aia. Li stoniamo un pochino. Va bene, questo è fatto. Tra l'altro, ragazzi, in questi giorni forse Peppino sta arrivando un po' più sporadicamente, diciamo, forse un giorno sì, un giorno no, solo per qualche giorno, perché poi riprendiamo a bomba. In questi giorni avevo un attimo infognato con gli impegni, quindi infatti probabilmente domani non arriverà, ma tornerà dopodomani e poi normalmente come altrimenti tutti i giorni, però in questo periodo sono, come ho detto, un po' infognato, quindi non riesco a portarvelo tutti i giorni. Abbiamo saltato un paio di giorni il ieri che non è uscito e domani poi riprendiamo con sportiveggianza con il nostro Peppino verso la fine. Dai, ci facciamo qualche altra missione secondaria e poi proseguiamo con la missione principale. Ci dovremmo anche curare con Peppino, però sti cazzi, fin quando resistiamo va bene, poi troveremo una cura. Ma riesco a passare qui oltre il ponte o... ma in realtà non è detto. Dobbiamo semplicemente... ah, qui forse c'è una missione di ricostruire il ponte, probabilmente. Credo di sì, infatti c'è la bandierina anche lì sotto. Ti reclamo il ponte. E ti vado a piazzare anche la bandierina che dovrebbe essere qui, sì. Sblocco operazione, va bene. Altrimenti non possiamo andare oltre. Ok, va bene, quindi qui abbiamo sbloccato due missioni da fare poi al tavolo da guerra. Tanto passiamo qui. Scusate, ya famo. Aspettate, questi stanno aspettando che noi deprediamo questo. E solo la cintura delle pozioni, pensavo qualcosa di meglio, ma va bene. Guarnigione di lungo fiume. Ok, vediamo se c'è da combattere, sì. Vado, don't worry. Ce ne occupiamo noi, Peppino e i suoi amici. Vabbè, l'ho utilizzato un po' random sto coso, ma pensavo fosse ancora vivo. Oppela. Ok. Perfetto, chiudiamo anche lo squarcio, come ci ha detto. Siamo questo, non è vero. Dov'è lo squarcio? Giù. Dai, Peppi, famo una cosa sportiveggiante. Aia. Salute bassa. Beh, stavolta lo usiamo. Dov'è lo squarcio? Ah, proprio nelle profondità l'hanno buttato sto squarcio, eh. Vabbè, scendi, Peppi. Eccoci. Guarda, maledetti. Dai, Peppi, date voi, attaccate io qua. Distruggo un po' lo squarcio. Ma avete ammazzato? Occhio.
Mi metto dietro le casse in modalità stealth, Peppino. Te lo scindo da qua dietro, qua. E infatti le casse ci hanno protetto, perfetto. C'è ancora quello lì che state ammazzando voi in modo abusivo. Cazzo di Peppino. Ok. Qua c'è anche qualcosa da prendere, magari sarà qualche bottiglia del tè. Occhio che qua ci fa danno sta cosa. Non so più i piedi, ma va bene. Ok, allora deprediamo qui. Perfetto. Dov'è? C'è qualcosa da questo lato, qualche... Aspetta, dove me l'ha sbloccata qua? Sì, un'altra bottiglia. Siamo a 21 su 29. Qui non c'è niente, quindi possiamo risalire. Soffia nel corno, sì, dobbiamo soffiare nel corno per richiamare la guarnigione qui, dicendogli che abbiamo liberato la zona. Vabbè, questi non fanno niente, ma che cos'è? Tocca a Peppino soffiare. Possiamo andare a avvisare il tipo mezzo morto. Vabbè. Andiamo su, in modo tale che si rimpossessano di questa zona. E poi andiamo, dovevamo anche... arrampicante, vabbè, ce lo prendiamo. Ci frega. A parte, come detto, che qui abbiamo sbloccato quelle due missioni. Una era il ponte e l'altra probabilmente ci liberava quella caverna. Grande Peppino il soffiatore di corno. Ok, missione completata, nessuna notizia. Va bene, ora... Dov'è che dobbiamo andare? A parte il ponte, come detto qui, frammento, lettere dei soldati, altri collezionabili, frammento, lettera, frammento, ah no, non è vero, questo è dai fuoco alla fossa orientale, queste sono lettere, non lo so se andare qui a raccattare queste lettere e frammenti, o, vabbè dai, vediamo. Magari me li riaccatterò io direttamente. Facciamo così, dai. Se ci spostiamo qui, dov'è quello che... Dai fuoco, qui. Lo selezioniamo. Sono... due le zone. Qui possiamo dar fuoco. Qui ci sono degli squarci. Trova l'accampamento d'Alish. Magari ci facciamo anche quello. Così finiamo tutta questa zona, a parte i collezionabili, che come detto potrei farmi eventualmente io. Ci occupiamo un po' delle varie missioni noi. Allora, pozioni me le hai ridate in automatico, va benissimo. Bene così, chiamiamo il nostro fido destriero. Dobbiamo dar fuoco alla fossa occidentale e orientale. Poi vabbè, se ci sono lettere o cose qui nei dintorni... Frammento, vabbè, frammento. Frammenti però un po' li vorrei prendere. Sapete perché? Perché vi ricordate quelle zone, quelle porte che dovevamo aprire con i frammenti che erano nell'oasi, l'oasi perduta, l'oasi del deserto là. Aspetta, stiamo andando non propriamente nella direzione giusta. Peppi, passiamo da quest'altro lato, che forse ci arriviamo in modo diretto. No, in realtà assolutamente no. Dobbiamo farci il ponticello. Attenzione Peppino che si destreggia. Un po' di dribbling qui. Qui dobbiamo andare qua sopra. Ci andiamo direttamente con lo... il cavallino qua. Cazzo, un labirinto. No, dobbiamo salire qua. Quindi dobbiamo passare di qua. Scusate, no, sinceramente non c'ho voglia di... Ecco, questo magari tocca ammazzarlo. Aspetti, buon uomo. Ma non l'ha preso. Cazzo sta. Siamo dato un po' incorporando. Dov'è? Quanto mi fa incazzare il tipo questo che si sposta. Vati. Maledetto. Vabbè, questo tempo ci siamo.
Vabbè, questo l'abbiamo già fatto, l'abbiamo distrutto noi direttamente. Occhio, no Peppi, devi bruciare. Devi prima cosa risalire. Ok. Prendiamo il tipo. Ne prendiamo anche quest'altro, va, già che ci siamo. Perfetto, possiamo andare a bruciare anche l'altra fossa. Vabbè, qua deprediamo che c'è frega. Sto trovando un fottio di roba. Passiamo direttamente da qui. C'è anche il corno. Non so se dobbiamo avvisarli poi quelli o... Tanto mi prendo un rampicante. No, la fossa è qui vicino comunque. Scommetto che è di sopra, ma... Ah, aspettate. Cullen, sì, Cullen. Cull, vai tu. Cullen l'abbiamo lasciato al tavolo da guerra. Non male che ci siamo portati il ladro. No, in realtà no. Cos'è successo? Mi dica. Vabbè. Dobbiamo portare anche... Stiamo a fare il galoppino, Peppino il galoppino, di nuovo. Vabbè, ce la siamo giocata. Va bene, dobbiamo andare su allora, evidentemente, perché qua non c'è. Come cazzo facciamo a salire? Quello sta dall'altro lato, aspetta. Proviamo a fare il giro in questo modo. Qua si sale, quindi. Eccoci, eccoci. Aspetti, buon uomo. Scenda. Faccia il furbo. Qua ci serve, mi sembra, probabilmente il fuoco ci servirà per... Per questo qui, perché è ghiaccio, se non sbaglio. Sì. Va bene, Solas, vai tu. Il fulmine distrugge tutto, come se non ci fosse un domani. Ok, questo è fatto. Soffia nel corno. Era qui nelle vicinanze, se non sbaglio. Fammi ricontrollare prima di buttarci sotto, e poi... Dov'è il corno? Vabbè, sti cazzi. Eccolo là. Peppino, dobbiamo passare un attimo qui per andare al corno. Dai che ce la fai, Peppino. Cos'è? Farci tutti sti giri, ma va benissimo. Siamo arrivati in modo abusivo qui. Ok, anche questo è fatto. Ora, a parte questi che si stanno allenando, vediamo cosa ci dice questo qui sopra, se riusciamo a salire. Dimmi di sì, dimmi di sì. Grande Peppino. Aspetta, dove cazzo? Non è vero. Dov'è? Ah, sarà sotto. Vabbè. Vediamo da dove si entra qua. Occhio, Peppi. Ho fatto tutto quel cazzo di casino per andare lì su. Dove sta infrascato sto posto? Non so, probabilmente non riusciremo mai ad arrivarci, perché starà qui nelle profondità. Sta a questa altezza. Dobbiamo capire da dove si passa. Se riusciamo, forse è qui. Perfetto. Vediamo se prendiamo questo.
La leggenda delle tre sorelle, volume 1. La leggenda delle tre sorelle è conosciuta in Orlais e vanta un incredibile numero di varianti. In alcune versioni le sorelle hanno un aspetto innocente, ma si abbandonano alle più sordide e lascive avventure appena sfuggono al controllo della loro dama di compagnia. In altre sono delle eroine che risolvono. Vabbè, questi sono cose relative. Prendiamo questo. Mappa. Ah, trova il punto segnato sulla mappa. È una parola. Ok, va bene, allora anche questo lo abbiamo fatto, un libro, Il canto dell'anima. E vediamo cosa c'era che potevamo fare in questa zona. Trova gli oggetti di valore del contadino, vabbè, questa era un... Altra cosa che eventualmente una prospettiva d'Alice e poi un po' di squarci. Allora, se riusciamo ad uscire velocemente da qui, magari andiamo a fare sia quella del contadino, gli oggetti di valore del contadino. Che il coso d'Alish là. Vediamo. Il punto segnato sulla mappa. La vedo un po' difficile. Tanto mi segno questo. Eccoci. Prego. Occhio, non cadiamo qui dentro di nuovo. Non ne usciamo più. Fatto è che c'è anche uno squarcio. Che dite, ce lo chiudiamo? Aia. Vediamo se riusciamo a trovare oggetti di valore del contadino. Vabbè, è partito lo squarcio, famoci lo squarcio. Scusi, eh. Occhio. Possiamo utilizzare tipo... Vabbè. Ci siamo persi. Andiamo con lo squarcio, facciamo così. Difendete voi? Mi raccomando, lo sportiveggianza. Mi occupo dello squarcio se riesco. Ok. Aspetta, so, sti donano io così. Vediamo tutto sto bordello, ok. Attacco da panico del nostro Peppino. Oh, questo me lo devi congelare bravissimo questi Solas. E chiudiamo anche questo di squarcio. Mamma mia, Peppino. Different, Solas. Sharper. You're in both places. I visit the Fade regularly. Sto muro Perhaps you are sembra sensing particolare. traces of it. You are a spirit who crossed the veil and took human form. Spirit or demon? Proviamo You are di not so qua. dissimilar, Cole. While the world may exert a pull in one direction or another, Era truth uscito is il segno ultimately prima, yours. quello. Te la pesca però. Soggetti di valore del contadino. Saranno questi, sì. Perfetto. Bene così, meno male che ci siamo girati là per andarli a controllare. Ora facciamoci anche quella del... Dov'è? Una prospettiva d'Alice. Vabbè che già che siamo qui possiamo anche fare un... una piccola tappa alla cava. No? Facciamo la cava così otteniamo qualche risorsa per migliorare Skyhold. Bestie random. C'è anche uno squarcio in realtà nelle vicinanze. Poi vediamo se ci troviamo proprio vicini. No. Occhio. Chiudiamo anche quello di squarcio. Vediamo se ci troviamo. Perfetto. E la cava è andata. Il mio destriero me l'ho lanciato qui sopra. Allora, aspettate perché... lo squarcio è più in là. Vabbè, dai. Abbiamo scoperto l'accampamento d'Alish. Vorrei provare a chiudere questo squarcio che è qui. Che dite? C'è anche una grotta in realtà.
possiamo tipo insinuare direttamente con cavalluccio qua. Sì, che ci frega. Scusate, giovani. Andiamo allo squarcio. Sì, dovevamo passare praticamente. Aia. Sti figli di. Siete un po' figli di troia. Vai, vai, and. Aia. Vabbè, tanto. Ok, perfetto. Facciamo prima così. Metto tra le frasche. Non sono poi così forti, a parte quello di fuoco lì. Gli altri non sono particolarmente abili, quindi ce la caviamo velocemente. Perfetto. Le preda, Peppino. Ok, anche questo è fatto. Possiamo ritornare su. Parola grossa. Aspetta, ma come cazzo facciamo a risalire? Sfonda, grande Peppino. Mamma mia. Scusate, giovani. Vabbè, ci stiamo, ci hanno sfidato. Prendo questo intanto, eh. Stiamo cercando le rovine. Sappiamo che gli uomini di August stanno scavando tra le pietre presso Alin qualcosa. Odio i nomi elfici. Scusi, che fa? Sfugge? Lo so, siamo in tanti, è stato un attacco un po' così. Depreda, va. Vabbè, ce li prendiamo. Andiamo, Peppi. Torniamo all'accampamento d'Alish. Ma sì, che ci frega, ci facciamo ogni tanto qualche squarcio. Era da tanto che non li... non ci dedicavamo un po' agli squarci. Meglio ne capitava uno ogni tanto, ma... niente di particolare. Oppala. Aia. Ah, dobbiamo parlare con questi. Sì, più o meno sì. La gente parla di me? Peppino, dai. Tra l'altro, tra qualche giorno dovrebbe uscire anche una nuova patch che aggiunge un nuovo venditore, cose aggiuntive molto interessanti. Se lo troveremo, me la farò vedere. Potrei convincerlo io se vuoi. Ok. E con questo abbiamo parlato. Vediamo, bella tipa. Che dobbiamo fare qua? Ah, il tipo. Guardiano, aspetta, prima di parlare col guardiano allora, che forse è quello più... Vabbè, mi terrò a distanza. Mi sa di no, eh. Heard of a golden Hala. You call it Hanal Gilan, the Pathfinder. You have heard the legend. Peppino è Peppino, lascia fare, giovane. Peppino sa tutto. Ma perché dovrebbero ucciderla, tipo? Ok. Va bene, se la troviamo forse l'ammazziamo. Conquista la stima dei Dalish per poter reclutare Loranil a favore dei Dalish. Forse allora dobbiamo andare a cercare sto coso. What has befallen your clan? The Orlesian war has hindered our progress through the dirt. The armies cause rock slides. They dig ditches that trip the Hala and destroy the Arables, making passage impossible. Precisely when the clan needs him most, my first tavern defies my wishes and mounts an excursion to the Emerald Graves. And now
I've learned that the grounds of Bar Balanaris are infested by angry spirits from the beyond. Guarda, se vuoi d'aiuto, giusto così, eh. My clan and I will be deeply grateful. Be mindful of the resting places of our dead. Bar Balanaris is sacred ground. Why do elves call this un po' di tutti. When the people settled here, we called it Dirth of Erin. The promise. But the Dales were promised to us by Andraste. It is still the Dirth to us. Even if the Shemlin give it a name that recalls our destruction. Vabbè, c'è un elfo che vuole unirsi a noi, eh. Ah, ok, vabbè, dobbiamo prima aiutarli, allora. Va bene. Sconfiggi i demoni Avar Bellaranis. Bellanaris, vabbè, cosa del genere. Quindi ci ha dato una missione a 1000.000 chilometri, che se non aggiustiamo il ponte non possiamo arrivarci. Cos'altro questo? Trova l'alla dorato. Sconfiggi i demoni. Vabbè, qua ci possiamo andare però. Va bene, magari ragazzi ci andiamo nel prossimo episodio con il nostro Peppino. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra. Dai, ci vediamo al prossimo episodio. Andremo a aiutare questi qua, va. Se no non si fidano, non si fidano. Chissà perché. Sarà Peppino. Vabbè, ci vediamo al prossimo appuntamento con Peppino. Allora, un saluto a tutti da quel Taleale.